Benvenuti. Quando pensi di avere scoperto e studiato il sito più antico del mondo, ovvero Göbekli Tepe, sei costretto a rivalutare il tuo podio, giacché negli ultimi mesi ne hanno rinvenuto uno di ancora più antico. Vi parlerò di Karan Tepe. Il sito archeologico si trova anch'esso in Turchia, nella provincia di Samgyurfa. Inizialmente venne chiamato il gemello di Göbekli, ma da prove recenti pare sicuramente precedente allo stesso di qualche secolo. Karan Tepe deve avere almeno 12.000 anni, dal momento che Göbekli ne ha 11.600. Somiglia a una grande collina, mentre l'area scavata si estende per ben 10 ettari. Venne scoperta nel 97, ma è solo recentemente, nel 2019, che si è iniziato a riportarla alla luce. E appena si è iniziato a scavare, si sono ritrovati manufatti, obelischi, sculture, della stessa tipologia e cultura di quelli di Göbekli. Il sito dista infatti appena 40 km ad est dal suo famoso fratello. Ed anche qui gli archeologi hanno ritrovato pesanti megaliti a forma di T di svariate tonnellate e scoperto 250 obelischi, specialmente figure animali, ma anche alcuni misteriosissimi volti umani. Secondo l'archeologia ufficiale, Karan Tepe è il primo esempio nella storia di socialità umana e culto del divino, con il bisogno religioso e la sua ritualità che si affermano prima dell'agricoltura e non dopo, come si legge sui libri di storia. Siti eretti come santuari dove incontrarsi periodicamente per venerare qualche dio, trovare mogli e fare sacrifici. A Göbekli Tepe, per esempio, sono state rinvenute moltissime ossa animali. Questo video ho impegnato 60 ore della mia vita a realizzarlo. Da YouTube non ricevo alcun denaro, giacché non vi è all'interno alcuna pubblicità, né qualcuno mi finanzia, esempio i mecenati su Patreon. Se ti iscrivi o metti like, mi aiuterai davvero a diffondere questo video e queste conoscenze. Ti ringrazio sinceramente. Quanto si vede qui non solo anticipa la transizione da nomadismo dei raccoglitori alla stanzialità degli agricoltori, ma contraddice la tradizionale teoria secondo cui l'uomo dapprima imparò a selezionare i semi, poi coltivò piante e allevò animali, poi si fece sedentario creando villaggi e società complesse, fino al punto in cui emerse in lui il bisogno di rivolgersi ad un essere superiore e fondare un culto. Questi siti ci stanno dicendo che anzitutto lo fecero per mantenere una connessione tra uomo e divino, talmente connaturata nell'uomo da affermarsi prima di tutto il resto. Tutto indica che fu il credere in un'entità superiore il punto di innesco che portò l'uomo a civilizzarsi, qualcosa che l'uomo moderno pare avere perso, nonché le sue élite ripudiano con tutte le loro forze, mostrandogli l'uomo soltanto come un animale un pochino più evoluto, niente di più, niente di meno. I megaliti a T ritrovati sono ben 266, anche se meno imponenti e finemente lavorati rispetto a quelli di Göbekli. Inoltre, molti sono abbattuti o frantumati. Ma il dispiacere si rinfranca con la straordinaria veduta della più antica testa umana scolpita nella storia, che si affaccia dinanzi a 11 monoliti in forma fallica. Secondo il capo degli scavi, il professore turco Nekmi Karul, a Karan Tepe abbiamo trovato la più antica rappresentazione su pietra di un volto umano. Questo volto è estremamente enigmatico, poiché a seconda dell'angolazione in cui lo si osserva, trasmette. Devo dire che le prime volte che osservai le immagini credevo fossero sculture diverse.
invece erano solo le fotografie scattate da angolazioni differenti. Un indizio non banale di una capacità artistica molto elevata. Il volto e gli obelischi vennero creati per celebrare riti di passaggio, per cui ogni punto della vasca avrebbe dovuto trasmettere sensazioni diverse in base al ruolo di ciascuna persona nel villaggio. Questo dimostra un'elevata comprensione del fenomeno della suggestione, un aspetto fondamentale che tutte le religioni della storia hanno utilizzato 10.000 anni più tardi. Una coppia di fosse adiacenti costituiscono gli ambienti più interessanti. Dal fondo della prima fossa emergono 11 colonne di forma fallica. Dal bordo della fossa spunta la misteriosa testa, con tratti somatici marcati ed esotici, bocca grande e carnosa, mandibola larga, collo dritto e liscio che evoca il corpo tubolare di un serpente, il che ne accresce grandemente la tridimensionalità. Con il suo sguardo fisso verso il passaggio d'ingresso, la testa accoglieva chi accedeva dalla sala principale per attraversare le colonne e giungere infine nell'ultima fossa. A differenza di Göbekli, questo tempio si presenta formato da locali comunicanti tramite corridoi, scale, gradini e passaggi nei muri, elementi che insieme alle finestre, alle architravi e ad alcuni oggetti di rudimentale mobilia fanno di Karahan Tepe un modello di architettura sperimentale, ma già notevolmente avanzata. Nekmi Karul ha dichiarato che hanno incontrato tracce di strutture speciali, dagli obelischi alle sculture di animali, simili al simbolismo corrispondente a Göbekli Tepe, ed anche qui il sito venne riempito da detriti e macerie, gettati dagli stessi abitanti del luogo al momento del suo abbandono. Karahan Tepe è oggigiorno una collina collocata in mezzo a una pianura di sembianze lunari, dove fino a questi ritrovamenti si avventuravano solo le gregge di pecore e pastori che si trovavano a pascolare sopra 12.000 anni di storia. La testa dell'uomo dai tratti misteriosi è collegata a un corpo di serpente che esce ed entra dalla terra, un simbolo di metamorfosi. La stanza, a quel tempo, era coperta da una cupola che oggi è ormai scomparsa. Pensate però che impatto suggestivo avrà avuto a quel tempo. Ora invece si accede a questa vasca da una scaletta, dove vi sono poi le 11 colonne falliche, una delle quali esattamente davanti all'ingresso. Un rito di fertilità contornato da un canale dove veniva fatta scorrere probabilmente dell'acqua o dell'acqua mista a sangue. Sono moltissimi i reperti emersi, soprattutto totem di sembianze animali, ma anche sculture bicefale, ovvero a due teste, statuette dedicate alla fertilità e piatti decorati, conservati nel nuovissimo museo archeologico di Sanliurfa. Karahan Tepe è stata portata alla luce negli ultimi 2 anni, ma nell'Anatolia sudorientale, appena sopra la Mesopotamia e il confine con la Siria, gli strumenti geomagnetici hanno consentito di individuare nel giro di 200 km almeno 12 siti con la presenza di stele AT. I siti sono sia di natura abitativa che religiosa e consistono in insediamenti relativi a periodi di circa un millennio e risalenti 12.000 anni fa, ma di questi ne sapremo di più in seguito. Ciò però conferma che la regione è effettivamente il luogo dei più antichi siti monumentali e di culto al mondo. Porteremo qui 2 milioni di turisti all'anno, hanno sostenuto gli enti turchi, che già dimostrano la loro propensione nello splendido museo archeologico di Sanliurfa.
mentre entro il 2024 saranno coinvolti gli archeologi di università turche, tedesche, francesi, inglesi, russe e giapponesi per scavare a fondo i 12 siti individuati, compresi quelli che sono ancora interrati in zone impervie e finora irraggiungibili da strade. In Turchia hanno compreso che la cultura porta ricchezza attraverso il turismo intelligente. Così stanno facendo di tutto per portare alla luce e raccontare queste meraviglie preistoriche. La povera Italia, nonostante ricchissima in quanto a tesori archeologici, fa di tutto per renderli inaccessibili e scarsissimamente o per nulla li sponsorizza, a differenza della Turchia che ne sta facendo persino un vanto nazionale. I due siti finora emersi, Karahan Tepe e Göbekli Tepe, ci mostrano che l'uomo ebbe anticamente l'esigenza di rimanere in connessione con una forza trascendente, talmente connaturata che si affermò prima di tutto il resto, tanto che credere all'esistenza di qualcosa di più grande divenne il fulcro da cui partire. Questa svolta diede anche modo di smetterla con le guerre tribali e sentirsi fratelli nello spirito. L'umanità attuale ha invece intenzione di nascondere e zittire l'anima di ciascun uomo nella terra, mentre questi ritrovamenti paiono dirci che senza alcun legame, ovvero lasciando l'uomo solo a se stesso, senza alcuna forma di comunità, contatto, inclusione, l'umanità non si esprime, non realizza cose grandi e implode. Quando invece l'essere umano si sente parte della comunità, la sua vita migliora, gli fornisce l'impulso a generare cose grandi, non solo per sé, ma anche per gli altri. Questo è ciò che appare avvenuto con le antichissime genti di Karahan Tepe e Göbekli Tepe, dato che mai il Neolitico aveva restituito strutture del genere e mai si era ipotizzato che l'uomo, da poco uscito dall'ultima era glaciale, fosse in grado di realizzarle. Ecco quindi cosa riesce a innescare un intento collettivo rivolto al miglioramento del genere umano.